ragazze, ciao ragazzi, sono arrivata ad un punto in cui i miei capelli non mi piacciono più, fanno cagare, hanno due colori praticamente diversi, quindi ho comprato questa cosa qui, che in pratica è una colorazione permanente, quindi me la sono proprio andata a cercare. Quindi che facciamo oggi? Proviamo per la prima volta, perché è la mia prima volta, da sola ovviamente, come al solito, perché io sono cocciuta e quindi voglio fare le cose di testa mia, non so che cosa verrà fuori, e quindi andiamo a vedere. Via questi, via la fedina, queste avrei guanti che sono qua dentro. Spazzoliamo così potete pure capire lo stato pietoso. Apriamo questa roba e vediamo che c'è scritto. Cos'è questo? Ok, questo presumo sia l'applicatore, ok? Flacone applicatore, quindi. C'è già dentro qualcosa? Con l'evoluzione rivelatrice, attenzione. Mi devi dire qualcosa? Vabbè. Balsamo. Faccio vedere qua, perché ho due inquadrature fantasmagoriche. Vabbè, il colore. Istruzioni per l'uso. Si prega di notare. Non provo a leggere le istruzioni con attenzione, ovviamente. Prima di iniziare, mettere una protezione sui vestiti. Oh yes, felina data da mia suocera, e tenere vicino un orologio per controllare il tempo di posa. Svitare il tappo del flacone, applicatore, ho sbagliato, che è questo. Ok, quindi faremo 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti sulla ricrescita, e poi l'altro quarto d'ora su tutta la capoccia. Prima cosa, mia suocera mi ha dato, dov'è? Questa qua, che è la crema protettiva antimacchie, fin qua non ci piove. Quindi oggi facciamo proprio le persone professionali, ok? Ma il balsamo a cosa serve qua alla fine? Innanzitutto, ma che cos'è questo? Oh, i guanti! Ok, però vedete che sono leggermente grandi, e quindi usiamo questi qua, che sono decisamente più adatti. Quindi, vabbè, disaffezionato. Mi sento molto Meredith Grey. Nel film sembra molto più figa questa cosa. Tutti quelli che mi scriveranno, ma non fai prima di andare dal parrucchiere? Sì, però voglio farlo io. Sapete che sono proprio non conciuta di più. Quindi, metto un po' di questa, che mi ha dato mia suocera. Questa è Schermo Cream. Qua un po' su tutto il perimetro, come vi posso dire, vabbè, avete capito, qua andava messa davanti, qua dietro le orecchie, sulle orecchie, mia suocera mi ha detto, già sento di star sbagliando ogni cosa, capelli, cioè vabbè, non ho parole. Levati, mi sto mettendo altri guanti perché quelli della crema proprio no. E ci siamo. Che pure fatto. Veniamo al dunque, perché ecco. Istruzioni. Svitare il tappo del flacone applicatore. Vabbè, io non ce la posso fare. Si capisce già come andrà a finire. Spremere l'intero contenuto del tubetto nel flacone applicatore. L'intero contenuto. Adesso lo spremo qua perché mi appoggio. Ah, sa proprio di tinta. Quello. Poi Massimiliano è allergico alla tinta. Però qua non c'è ammoniaca, oddio. Quindi non lo so. Svitare il tappo dell'applicatore e cominciare immediatamente con l'applicazione inizia. Dovremmo sbrigare. Già sta diventando agitiamo. Mia suocera mi ha dato anche la ciotolina con il pettinino. L'applicatore. Pettinino applicatore. Un pettine. E questo perché magari mi serve, non lo so. Perché non esce? Ah, va bene. Quindi metterei un po' di questo da qua. Iniziamo! Addio! Ma è tanta o poca? Non riesco a capire. Facciamo prima la parte alla mia sinistra. Vabbè, pure la vostra, perché sto riprendendo allo specchio tanto.
Io non so quello che sto toccando per il pennellino. Lo sapete solo voi, lo saprò io dopo. Alla fine, è questo il problema. Alla fine di tutto. Cosa sto facendo? Scrivetelo nei commenti in questo momento. Please. Che puzza, ragazzi. Puzza d'accordo. Ho cercato di mettere bene la tinta dietro e ovviamente mia suocera mi ha consigliato di mettere tutta la tinta che c'era nel tubetto qua dentro, così poi, evito perdite di tempo poi. Sta iniziando ad agire, però vedete che è tipo arancione, non so che cosa verrà fuori. E questo è il risultato per adesso, attenzione. Poi, diciamo, sono le 16:52, faccio passare un quarto d'ora, torno, lo mettiamo sulle lunghezze, poi massaggio tutto bene e poi vedremo che cosa ho fatto. Nel frattempo che aspettiamo insieme questa situazione, vi faccio vedere la situazione al di sotto, cioè il dietro, tra virgolette, le quinte, no? Che da questa inquadratura voi vedevate soltanto lo specchio. Vi faccio vedere un po' la situazione, la pedina è là dietro, nei meandri di quella roba lì. Le istruzioni, vabbè, hanno fatto una brutta fine. Basta. Va bene, direi che è tutto in ordine, niente a posto. Ok, facciamo le lunghezze. È passato un quarto d'ora, quasi 20 minuti. E quindi diciamo che adesso arriva, tra virgolette, la parte più facile. Quindi, faccio così. Cioè, in realtà voglio... Cioè, mia suocera mi ha consigliato, c'è da dire, di sezionare i capelli come se dovessi farmi dei capelli mossi, quindi partire dal basso. Non so sinceramente che cosa potrà venire fuori, però ormai facciamo così. Sapete che mi piace sperimentare e fare queste cavolate. Massaggio bene e poi ovviamente procedo con tutto il resto dei capelli, dato che mancano 5 minuti alla fine della registrazione, proprio della memory card. Io procedo al tutto, mi faccio lo shampoo e ci vediamo quando... Cioè, vedrete lo stacco quando praticamente i capelli saranno fatti e asciugati. Verrà o molto figo o veramente schifoso, quindi... Bene, sembra un pappagallo, ci vediamo fra poco. È il momento di andare ad asciugare i capelli. Ho fatto un sondaggio su Instagram dove vi chiedevo come verranno secondo voi. Circa 500 persone, l'ho messo due minuti fa, 500 persone hanno detto bene e circa 300 persone hanno detto uno schifo, quindi avete molta fiducia nelle mie capacità, devo dire. Infatti, vedete che qui, a parte che sono tutta macchiata, vabbè, qui vedete che non ho coperto bene, quindi ho dei seri dubbi sul risultato, ma adesso scendiamo. Il momento della verità è arrivato, così come l'ombra, perché vedo che la luce è calata. Scusatemi anche per l'audio, ma non potevo portare il microfono, che è una roba tanta qua. Da qua non si vede la mazza, devo decisamente asciugare. Mi piacciono. Adesso voi non vedete benissimo, perché mi rendo conto che vedete in cavolo. Adesso vi faccio l'inquadratura comunque dove vedete bene, ovviamente, se no questo video non ha senso. Vedete che sopra sono rossi, non più scuri, però sotto sono esattamente identici. Che dite? Vi gustano? Comunque devo dire che sono soddisfatta e anche un po' delusa. Allora, soddisfatta perché almeno la parte scura qui non è più castano scuro, più o meno, ma è rosso scuro, almeno si uniforma, altra cosa che mi piace. Ma la cosa che mi delude, purtroppo, è che questa parte, le lunghezze, prima erano rosso vivo, e invece adesso ho praticamente, stranamente, uniformato tutto, cioè da qua a qua. Ok, sulle punte sono leggermentissimamente più rosse, però, vabbè, non sono totalmente soddisfatta, ma neanche delusa, stranamente, però decisamente meglio di prima. Adesso li devo pettinare, devo fare la cotolatura, ovviamente. Comunque, nel frattempo vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!